Allora, intanto io sono Fabio Rotella, sono architetto, ringrazio e saluto Tigullio District. Parlare un po' dello studio Rotella. Intanto lo studio Rotella è uno studio che appunto si occupa di architettura, interior design. Io poi personalmente sono direttore creativo di alcune aziende. Abbiamo una sede in Cina, a Beijing, e una sede a Malta. E quando mi si chiede un po' il percorso, certo che la prima parte del mio percorso professionale nasce in Atelier Mendini, quindi con un grande maestro, che è Alessandro Mendini, con il quale diciamo ho fatto un'esperienza in una palestra importantissima, e ancora oggi, dopo tanti anni, è una sorta di imprinting, no? Professionale, umano anche. Proprio con Alessandro le collaborazioni sono state di diversa natura. Comunque ci si occupava di architettura, ci si occupava appunto di consulenze per aziende. Ai tempi lavoravamo per Alessi, lavoravamo per la Swatch, è stato realizzato nel periodo in cui ero in atelier un museo, il museo di Groningen, la Torre di Hiroshima e quindi altri progetti. Lì ho imparato naturalmente a come dire, lavorare in modo trasversale. L'Atelier Mendini lavorava anche con grandi architetti, designer internazionali e questo è una cosa molto importante perché ha creato in me e in tutti quelli che hanno vissuto quel periodo una cultura, ripeto, trasversale, quindi lavorare con le aziende, lavorare con le città, lavorare in ambienti assolutamente culturali dove l'impostazione del progetto era un'impostazione prima del marketing, con un'impostazione concettuale di metaprogetto culturale. Queste sono delle, come dire, sono dei temi che restano e che sono sicuramente dei valori che sono vivi dentro di me e attuali nello studio Rotella. E proprio per questo anche lo studio Rotella si occupa appunto di architettura, come dicevo prima, ma il nostro atteggiamento è riferito a un mondo fatto di comunicazione, di marketing e quindi si va al di là della mera creatività e del fatto di mettere una matita sul foglio. Appunto, prima di mettere una matita sul foglio siamo abituati a studiare le parti concettuali, noi lo chiamiamo metaprogetto, per poi arrivare ad andare in fondo al progetto in modo più descrittivo, quindi classico e canonico. Il percorso dopo l'Atelier Mendini è stato appunto la creazione dello studio Rotella che si rifà al 1996 e questa, come dire, è stato un grande passo fatto tra l'altro con il placet di Alessandro, il quale disse è un passo che devi fare e per questo noi siamo rimasti in contatto anche negli anni successivi, facendo anche delle cose insieme. Quello che fa lo studio Rotella poi alla fine continua ad essere un po' quella mission dell'Atelier Mendini. Lo studio Rotella ha diverse collaborazioni con professionisti che sono architetti, interior designer, ma anche artisti, video maker, persone che sono comunque collegate in generale alle arti applicate. Questo è un po' il mio atteggiamento, comunque in generale sono una persona molto curiosa e nel percorso di questi decenni abbiamo, come dire, siamo sempre stati attenti a quello che succede nel mercato, a quello che succede nel mondo, quali sono i trend, ma non soltanto nel mondo dell'architettura, nel mondo della moda, del cinema, della musica. Forse questo è dovuto anche un po' alla cultura della mia famiglia che da sempre si è occupata di creatività in generale. Quindi questa mia fame di sapere, questa mia fame di capire, questa mia fame di essere una sorta di Siddhartha, sempre alla ricerca di un qualcosa che vada a soddisfare e a completare quella che è la mia idea di creatività,
ci porta ad avere appunto diversi progetti. Quindi anche in Cina lavoriamo per esempio su Master Plan, sono dei progetti molto grandi e importanti dove trasformiamo delle zone di intere città in parchi ecologici, didattici, dove appunto dal metaprogetto si scende poi alla progettazione di cose, di oggetti, di arredi, in questo caso di arredo urbano. Sempre in Cina diciamo che la nostra attività è partita da una consulenza mia verso il Ministero della Cultura, dove abbiamo realizzato il primo museo permanente italiano all'estero, a Pechino, a Beijing, nel National Museum of China. Quella è stata la prima attività in Cina, dopodiché il governo cinese ci ha dato la possibilità di lavorare in un grosso spazio, in un grande spazio di circa 1800 metri quadri in un quartiere di Pechino, dove abbiamo poste le basi di tutti i nostri progetti in Cina. Sempre in Cina io sono visiting professor di diverse università, per cui portare un po' quello che è il nostro modus pensandi riferito alla creatività, alla tipologia, a come progettare. Per molte università sono anche in contatto con associazioni di architetti fino a 300-400 mila architetti, per cui anche per queste associazioni facciamo delle lesson, facciamo degli speech e cerchiamo anche lì di portare un po' quella che è la nostra peculiarità, che è il modo di progettare occidentale e soprattutto italiano. Sempre in Cina abbiamo anche dei rapporti con aziende per cui ci occupiamo della progettazione di intere collezioni di design con consulenze riferite anche all'immagine e alla comunicazione. In Cina siamo presenti dal 2012, quindi è un'esperienza abbastanza importante e soprattutto un'esperienza continua. Questo momento storico ha un po' frenato quella che era un po' il nostro lavoro continuo con la Cina, anche se stiamo continuando a lavorare non di persona, ma appunto online. Abbiamo dei progetti interessanti e stimolanti. Altre opportunità di lavoro negli ultimi anni interessanti sono quelle un po', questa è assolutamente nuova, cioè da un anno a questa parte noi ci stiamo occupando di NFT, quindi non fungible token, e di tutto quello che è il nuovo mondo digitale. Proprio in questo giugno, durante il Salone del Mobile, realizzeremo il primo evento insieme a DDN, Design Diffusion, che è un editore, il primo evento che vivrà dal vivo durante il Salone del Mobile, ma anche contemporaneamente dentro un metaverso. Quindi lo Studio Rotelli in questo momento è entrato nel mondo digitale moderno e noi ci stiamo occupando della progettazione di un pianeta all'interno di un metaverso. In questo pianeta noi realizzeremo l'intera architettura di questo metaverso. È una collaborazione con una società molto importante in Svizzera. Io stesso sono stato molto, come dire, incuriosito da questo mondo, perché comunque il mondo ha un'evoluzione in questo momento veramente veloce. Per uno studio o comunque per una società che vuole lavorare in questo settore devi essere pronto a virare la prua verso le nuove tendenze. Quando parlo di tendenze non parlo tanto di tendenze momentanee, ma proprio di grandi percorsi come fu negli anni 90 entrare in internet. Per alcuni era una cosa astratta e lontana, poi invece è diventato iper importante starci dentro, come la vendita online. Ecco, oggi la nuova digitalizzazione ci porterà a vivere una vita
come quella che viviamo tutti i giorni, ma anche una vita virtuale come quella che stiamo vivendo comunque, ma dentro un metaverso. Quindi questa è una situazione molto interessante che stiamo percorrendo. Addirittura noi abbiamo in progetto una torre nei paesi arabi e per la prima volta un'architettura sarà presente prima in un metaverso e poi nella realtà. E questo dimostra quanto sia attuale appunto questo mondo del metaverso, quindi questa realtà virtuale. E comunque è molto stimolante. Questo evento durante il Salone Mobile sarà proprio un momento in cui io personalmente, come direttore artistico dell'evento, sto cercando di traghettare questa nuova era, di riportarla verso le aziende italiane di design che cercheremo di, come dire, intanto per adesso di informarle su che cosa significa entrare in un metaverso. Questa è un'opportunità per le aziende, per i professionisti, per tutti quanti, per entrare in un nuovo mondo, perché poi alla fine è un mondo parallelo, ma un mondo che è fatto di prodotti. E per allargare proprio il marketing aziendale, ma anche la presenza dei professionisti in questo mondo, ci sono delle modalità e delle informazioni di cui bisogna avere una sorta di idea generale, però sono sicuro che come il web, anche il metaverso diventerà parte della nostra vita. Quando mi si chiede quali sono i progetti ai quali sono più legato nella vita, qual è il primo, più importante, eccetera, eccetera, ma io di solito rispondo che come i figli si è attaccato un po' a tutti i progetti. Certo ci sono alcuni progetti che ho fatto con Alessandro Mendini che mi hanno dato la possibilità, l'opportunità di capire le aziende, di capire cos'è il marketing al di là del fare architettura. E quindi ogni architettura poi diventa un prodotto da comunicare. Questo forse è una parte interessante, più importante all'inizio, quindi collaborando con Alessandro. Altri progetti che mi vengono in mente sono tanti, che vanno poi da progetti appunto fatti per le aziende o progetti fatti per privati o architetture pubbliche. L'importanza qual è? Come l'importanza in generale del design o di chi progetta? Cioè, io penso che noi creativi abbiamo una responsabilità. Qualsiasi cosa creiamo, che sia un oggetto o che sia un'architettura, ha il peso, deve avere il peso di responsabilità sulla società, sul pianeta, sulle persone. Io credo che noi abbiamo il compito di migliorare la vita di chi usa i nostri oggetti, abbiamo il compito di migliorare la vita delle persone che vivono le nostre architetture. Questo è il vero successo di un creativo, di un designer o di un architetto. Spesso si dà importanza soltanto alla comunicazione. In verità il nostro successo è dovuto soltanto se riusciamo a fare qualcosa che serva al mondo, che salvi il pianeta e che migliori la vita delle persone che usano o che vivono i nostri progetti. E allora io ringrazio Tiguglio proprio per quello che dicevo prima, cioè per la mia curiosità e poi io sostengo tutte quelle che sono operazioni interessanti e culturali all'interno del nostro mondo, per cui condivido quello che sta facendo questo gruppo e mi auguro che possa servire appunto ad essere prodromici, insieme, sinergici, per fare qualcosa di importante insieme. Grazie.